Asus sta per mettere in commercio in Italia il suo nuovo smartphone, l'M930. Siete su cellularemagazine.it, io sono Emilio Vignapiano e vediamo le caratteristiche del communicator di casa Asus. Partiamo prima dal contenuto della scatola, abbastanza grande, tutta in nero, con dietro le caratteristiche salienti del telefono nelle diverse lingue e le dotazioni. Qui era alloggiato il telefono, sotto si trovano tutti gli accessori. Cuffie auricolari stereo con tasto per la risposta e jack da 2,5 mm, purtroppo. Caricabatterie da viaggio con porta mini USB, classica sui dispositivi Windows Mobile, cavo per la sincronizzazione e la ricarica attraverso la porta del computer USB. Qui ci sono i manuali di istruzioni, CD di installazione per la sincronizzazione e un custodia da cintura. Ma veniamo al telefono. Come potete vedere è non estremamente piccole le dimensioni, ma è normale per il semplice fatto che c'è un doppio schermo o due tastiere. Nella parte frontale di questo tribanda con connettività GPRS, AGE, UMTS e HSDPA è possibile fare la videochiamata, ma solo con la fotocamera interna. Troviamo tasto di accensione e spegnimento, speaker, l'audio è favoloso, nitido, alto e sempre, sempre al top, anche quando ci si trova in ambienti molto rumorosi come può essere una strada di Milano. Logo M930, lo schermo esterno è a 65.000 colori con una risoluzione di 240x320. Classici menu Windows Mobile Standard Edition e la versione 6, naturalmente. Due soft keys non molto facili da usare per le dimensioni. Però è possibile aiutarsi col joypad centrale a 5 direzioni per selezionare le applicazioni e i vari menu. Tastiera è molto molto solida, facile da utilizzare, i tasti sono ben separati e grandi. Il materiale di cui sono fatti è duro, però è facile da digitare e sono leggermente inclinati, come potete vedere. Nella parte destra del telefono troviamo slot di espansione micro SD, la memoria a bordo è di 256 MB ROM e 128 MB RAM, espandibili come abbiamo visto, bilanciere del volume e tasto per la fotocamera, alloggiata nella parte superiore. Un sensore ottico da 2 megapixel sormontato dallo speaker. La fotocamera funziona benissimo in ambienti con sufficiente luce e con buone condizioni di scatto. Molto male quando queste diminuiscono e ci si trova in ambienti difficili, come può essere una stanza poco illuminata oppure come luce diretta. Cover copribatteria, difficile da accedere, alquanto complicato, però la batteria fa un buon lavoro. Infatti, per utilizzatori normali di smartphone si supera tranquillamente la giornata. Gli heavy user sicuramente arriveranno a stento a fine della giornata. Nella parte inferiore troviamo jack da 2,5 mm per le cuffie e slot micro mini USB per ricaricare e sincronizzare il dispositivo. Apriamo e vediamo lo schermo che risalta subito per le dimensioni. Ci saremmo aspettati uno schermo più grande, ma Asus ha fatto questo tipo di scelta di carattere economico, ma anche per la batteria che così non viene stressata dalle dimensioni. Lo schermo interno ha una risoluzione di 400 pixel per 240 e sempre da 65.000 colori. Ha rifiniture glossy al lato, a specchio, ed ha anche una fotocamera per la videochiamata. È una VGA.
Nella parte inferiore si trova la tastiera. Strana la scelta di mettere tutti i tasti funzione sulla destra. Infatti questo porta il dito destro ad essere sicuramente in una posizione più scomoda rispetto a quello sinistro e a doverlo distendere maggiormente. Per le persone con le dita un po' corte potrebbero avere problemi. La tastiera è comoda da utilizzare in senso di dimensioni dei tasti perché sono abbastanza grandi. E ha ben sagomati. Nelle condizioni di luce basse si può aiutare con la luce perché tutta la tastiera è illuminata, anche la parte con le applicazioni. Come potete vedere, qui c'è il tasto per la videochiamata per attivare la fotocamera interna. La velocità apprezzabile con cui si aprono i menu, come potete vedere c'è anche Messenger, Windows Live, già che non è brandizzato il prodotto, ed è dovuto al fatto che monta un processore da 400 MHz. Classici menu di Windows Mobile Standard Edition, sempre versione 6. Non è presente il GPS su questo telefono né TV digitale DVB-H, è presente però il Bluetooth versione 2.0, quindi nessun problema con cuffie stereo, ed è presente anche il Wi-Fi che funziona molto bene. Infatti è possibile utilizzare gli hotspot gratuiti che si possono trovare in città. Il tutto è venduto in Italia a un prezzo di 419 euro. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con l'Asus M930.